C'era una volta nel pittoresco villaggio di Benalonga un caposaggio e coraggioso di nome Niune. Benalonga era un luogo di pace e armonia, circondato da colline verdi e boschi incantati. Tuttavia, un giorno, la tranquillità del villaggio fu spezzata da predatori malvagi che sequestrarono molti degli abitanti, costringendoli a vivere in città lontane. Niune, disperato per la sorte del suo popolo, decise che doveva fare qualcosa per riportare tutti a casa. Con il cuore pesante ma determinato, radunò i pochi abitanti rimasti e disse: "Non possiamo lasciare che i nostri cari restino prigionieri. Dobbiamo trovare un modo per liberarli e riportarli a Benalonga. Con l'aiuto di Leo, un bambino con il dono speciale di parlare con gli animali, Niune iniziò a pianificare una missione di salvataggio. Leo, con il suo coraggio e la sua saggezza, si offrì di guidare il gruppo attraverso i pericoli del bosco e oltre, fino alla città dove gli abitanti erano tenuti prigionieri. Leo riuscì a convincere pochissime persone a unirsi alla missione di salvataggio. Sconsolato e triste, tornò da Niune per dirgli che non c'era più niente da fare. "I predatori si sono impossessati di tutti i nostri beni", disse con un filo di voce, "e hanno persino cambiato i nomi dei nostri luoghi. Non riconosco più il nostro villaggio." Niune, vedendo la tristezza negli occhi di Leo, gli posò una mano sulla spalla e disse: "Non possiamo arrenderci, Leo. Anche se sembra tutto perduto, dobbiamo trovare la forza dentro di noi per continuare a lottare. Il nostro villaggio è più di un luogo. È la nostra comunità, la nostra famiglia. Finché ci sarà anche solo una persona che crede in Benalonga, ci sarà speranza." Le parole di Niune risvegliarono una nuova determinazione in Leo. Decise di non arrendersi e di cercare un modo per liberare il suo popolo. Con l'aiuto degli animali del bosco, iniziò a raccogliere informazioni sui predatori e a pianificare una strategia per riprendersi Benalonga.